Ciao Lucine! Oggi insieme andremo a realizzare questo bellissimo punto a ventaglietti scelto da voi sul gruppo. Infatti ho fatto un sondaggio sul gruppo Facebook Creando con Luci il salotto e avete scelto proprio questo punto, veramente molto grazioso. Ora lo vedete qui un po' chiuso, ma vi assicuro che una volta messo in forma diventa anche abbastanza traforato. Veramente molto bello, molto facile, adatto anche alle principianti. Perfetto per realizzazioni di copertine, di scialli, di stole, e di tutto quello che la vostra fantasia vi porta a creare con questo punto. Io, vi lascio alla sigla e poi al tutorial. Per realizzare questo punto partiamo con una catenella che sia un multiplo di 8 più 2. Quindi ci puntiamo sulla seconda catenella dall'uncinetto ed andiamo a fare la nostra prima maglia bassa. Saltiamo 3 catenelle, filo sull'uncinetto, quindi 1, 2, 3 e sulla quarta andiamo a fare un ventaglio da 9 maglie alte. Si allargherà parecchio il primo forellino, questo è normale. Saltiamo nuovamente 3 catenelle di base, 1, 2, 3 e sulla quarta andiamo a ripetere una maglia bassa. Nuovamente saltiamo 3 catenelle, 1, 2, 3 e sulla quarta andiamo a fare un altro ventaglietto da 9 maglie alte. Questa è la sequenza per il primo giro. Concluderemo il nostro giro con una maglia bassa sull'ultima catenella. Ci ritroveremo con una serie di ventagli alternati a maglie basse. Partiamo ora con il secondo giro. Partiamo quindi col secondo giro. 3 catenelle che simuleranno la prima maglia alta. Voltiamo il nostro lavoro e sulla stessa maglia sottostante, alla base delle 3 catenelle, andiamo a realizzare una seconda maglia alta. 2 catenelle di separazione ed ora dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa sulla maglia centrale del nostro ventaglio, quindi essendo 9 maglie alte, andiamo a lavorare sulla quinta. 1, 2, 3, 4 e sulla quinta vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e vado a lavorare sulla maglia bassa tra i due ventagli sottostanti, proprio qui. Quindi faremo una maglia alta, una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, di nuovo una maglia alta. Tutte sulla stessa maglia sottostante. 2 catenelle di separazione, nuovamente una maglia bassa sulla maglia centrale del ventaglio, quindi la quinta. 1, 2, 3, 4 e sulla quinta maglia bassa. Nuovamente 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, sulla maglia bassa centrale ai due ventagli sottostanti, facciamo una maglia alta, una catenella e nuovamente una maglia alta. Faremo questo per tutto questo secondo giro. Giunti alla fine del giro, quindi vedete, ho fatto l'ultima maglia bassa sul ventaglio sottostante, faccio 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e sull'ultima maglia bassa, stiamo bene attenti perché risulterà un po' difficile da trovare perché la primissima è questa qui, andiamo a fare 2 maglie alte, quindi concludiamo esattamente come siamo partiti. Allora, ecco qui. Una e due. Abbiamo quindi concluso
il nostro giro. Se notate che tira un po' troppo la catenella, io per esempio ho una mano molto stretta con le catenelle e rischio che mi tiri un pochino, potete optare per aggiungere una catenella al centro del ventaglio, quindi invece di farne una ne potete fare due. Io ora vi faccio vedere lo schema originale, quindi con il numero di punti esatto dato dallo schema. Poi ogni punto, specialmente questo, sapete che si può leggermente variare, specialmente quando ci sono le catenelle. Partiamo ora con il nostro terzo giro di lavorazione. Ci alziamo con 3 catenelle che saranno la nostra prima maglia alta. Voltiamo il lavoro e proprio qui, quindi sulla prima maglia sottostante, quindi alla base delle 3 catenelle, andiamo a fare altre 4 maglie alte per un totale di 5. 2 3 4 e 5 in questo modo. Ora andiamo a realizzare una maglia bassa sulla maglia bassa che avevamo realizzato al centro del ventaglio. Quindi proprio qui andiamo a realizzare una maglia bassa. Filo sull'uncinetto, al centro del punto V sottostante andiamo a realizzare 9 maglie alte, quindi un ventaglio completo. 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9. Nuovamente sulla maglia bassa al centro del ventaglio andiamo a fare una maglia bassa e proseguiamo così per tutto questo giro. Quindi sempre un ventaglio da 9 all'interno del punto V sottostante, una maglia bassa sulla maglia bassa che avevamo fatto al centro del ventaglio, due giri sotto, e proseguiamo così fino alla fine del giro. Concluderemo il giro con 5 maglie alte sull'ultima maglia alta. 1 2 3 4 e 5. Io in realtà mi sono infilata tra le due maglie, potete decidere come realizzarle. Partiamo con il quarto giro. Una catenella per alzarci. Voltiamo la lavorazione e sulla stessa maglia sottostante andiamo a fare una maglia bassa, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, sulla maglia bassa al centro dei due ventagli andiamo a fare un punto V costituito da maglia alta, una catenella, maglia alta, 2 catenelle di separazione, andiamo a lavorare al centro dei ventagli, quindi saltiamo 1 2 3 4 maglie, sulla quinta andiamo a fare una maglia bassa, 2 catenelle di separazione e ripetiamo il punto V sulla maglia bassa al centro dei ventagli, quindi maglia alta, una catenella, maglia alta, 2 catenelle di separazione, di nuovo maglia bassa sulla quinta maglia del ventaglio sottostante, quindi 1 2 3 4 sulla quinta maglia bassa, e proseguiamo così per tutto il giro.
Il giro è identico al giro numero 2. Non potete sbagliare. Ora, l'alternanza dei giri sarà sempre la stessa. Io ve lo sto facendo vedere perché prima eravamo iniziati da un altro punto e quindi adesso voglio farvi vedere appunto come si svolge sul, quindi il giro 4 sul giro 3, che è diverso da com'era il giro 2 sul giro 1, perché i ventagli si alternano, però la lavorazione sarà sempre su questi 3 giri di lavorazione, perché i giri sono 3. Io finisco questo e vi faccio vedere il giro successivo. Concludiamo questo giro con 2 catenelle tra il punto V e l'ultimo punto, che sarà una maglia bassa sulla terza catenella di inizio giro sottostante. Quindi andiamo a concludere il nostro giro. Partiamo con il quinto giro. Catenella per alzarci, voltiamo il lavoro e sulla stessa maglia di base dalla quale è uscita la catenella, quindi sulla primissima maglia bassa, andiamo a fare una maglia bassa senza nessuna catenella di separazione, filo sull'uncinetto ed andiamo a creare un ventaglio al centro del punto V, quindi ventaglio da 9 maglie alte. Realizzato il nostro primo ventaglio senza catenelle di separazione, andiamo a fissarci con una maglia bassa sulla maglia bassa sottostante al centro del ventaglio, in questo modo. Quindi ripetiamo questo per tutto il giro. Adesso di nuovo un ventaglio al centro del punto V sottostante. Nuovamente maglia bassa sulla maglia bassa, così fino al termine del nostro giro. Andiamo a concludere il giro con una maglia bassa sulla maglia bassa sottostante, in questo modo. Come vedete, il punto sta già prendendo forma e venendo veramente molto carino. Partiamo ora col prossimo giro. Quindi il sesto giro partirà in questo modo: 3 catenelle, voltiamo il nostro lavoro e sulla stessa maglia sottostante andiamo a fare una seconda maglia alta, in questo modo. 2 catenelle di separazione, maglia bassa sulla quinta maglia del ventaglio sottostante. Contiamole bene. 1, 2, 3, 4 e sulla quinta. Lo facciamo ancora insieme, ma come avrete capito, stiamo ripetendo un giro già creato. Quindi 2 catenelle, nuovamente filo sull'uncinetto, sulla maglia bassa al centro dei ventagli vado a fare il mio punto V. 2 catenelle, nuovamente maglia bassa sulla quinta del ventaglio e così via fino al termine del giro. Ora io proseguirò in questo modo per farvi vedere come viene il campioncino, ma la lavorazione sarà sempre la ripetizione di questi 3 giri, quindi niente di più semplice come fatto finora. Ecco qui il nostro campioncino, guardate che bello, calcolate che poi una volta bloccato e soprattutto se lo volete più arioso basterà usare un uncinetto di un numero superiore a quello consigliato dal filato. Non so se ve l'ho mai detto, ma ci sono alcuni punti che tendono a stringere molto la lavorazione, quindi a tirarla, e in questo caso questo punto è proprio uno di questi. E per aprirla bene sarebbe consigliabile proprio usare un uncinetto superiore a quello consigliato dal filato, così la lavorazione viene un po' più forata e un po' più ariosa.
Io spero che questo punto che ho cercato per voi vi sia piaciuto. A me è piaciuto moltissimo, ci potremo fare copertine e tanto altro. Un consiglio: per rifinirlo vi basterà concludere con questo giro, ovviamente, e fare magari giri di maglia bassa lateralmente. E su questo giro iniziale ricreare proprio questo giro, quindi ventaglio, maglia bassa, ventaglio, maglia bassa, ventaglio, maglia bassa e così via. Quindi ricreiamo il primo giro ma ribaltato. E in questo caso vi verrà anche una bella rifinitura. Potreste fare sciarpe, stole, copertine, anche perché no, delle maglie. Io lo vedo bene anche lavorato, ecco, a testa in giù in questo modo, con poi il nostro bordino già rifinito. Quindi io vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ripeto, spero vi sia piaciuto questo progettino, questo punto più che progettino scelto da voi. Vi do un grosso abbraccio e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao, a presto!